Ciao a tutti, sono Noah, benvenuti nel secondo episodio dell'Arca. Come avete letto dal titolo, siamo qui a parlare dell'antilope d'acqua, una delle mie antilopi preferite. Sì, abituatevi perché questa frase ve la ripeterò altre 90 volte, una per ogni specie di antilope. Allora, mi scuso in anticipo se si sentono i miei canarini di là in sottofondo, ma d'altronde non posso farci nulla. E niente, mi raccomando, lasciate un commentino e lasciate un mi piace se il video vi piace. E spero che questa serie appunto vi piaccia. Ditemi cosa ne pensate, che format volete, se cambio magari qualcosa, se posso migliorare. I commenti aiutano sempre. Allora, l'antilope d'acqua è detta anche covo o anche antilope cervo, e ne esistono due categorie: il covo dall'ellisse e il covo de fassa. È un mammifero arittodattile. Cosa sono gli arittodattili? Sono quei ungulati che hanno un numero pari di dita, mentre gli altri sono perissodattili, ed è della famiglia dei bovidi, quindi è un ruminante. Ha un'altezza dei 120-130 cm e un peso dai 200-250 kg. Vivono soprattutto vicino ai fiumi, ma a volte si trovano anche in terreni più asciutti di dove vivono i suoi parenti. Infatti esistono altri due tipi di covo, ovvero il cob e il cobo lichi. Hanno gli zoccoli neri, il manto marrone e delle linee bianche intorno al muso, intorno agli occhi e anche dietro le orecchie e a volte anche vicino al collo. Hanno un cerchio o una macchia bianca intorno alla parte posteriore del corpo. Questo dipende se è un cobo dell'isse o un cobo de fassa. I maschi adulti hanno dei colli robusti e massicci e alcuni sono dotati di una specie di collare folto e incolto che scende lungo tutta la gola. Le corna sono presenti solo nei maschi, questa cosa non vale per tutte le antilopi però, per il covo sì, ma per altre come l'orice, l'eland, il bongo, l'antilope nera, ecco, in quelle le corna sono presenti sia maschi che femmine, mentre nei covo soltanto i maschi. Allora, sono corna lunghe e slanciate e sono leggermente incurvate all'infuori, ma non hanno una piegatura a gomito a metà come gli altri due tipi di covo. E allora gli habitat vivono in quasi tutti i territori dell'Africa a sud del Sahara. C'è un tipo che ha la macchia bianca sulla groppa, ovvero il covo de fassa sulla coppa, dietro in pratica, e vive nelle parti più occidentali, mentre il covo dell'isse ha al cerchio non la macchia, e vive più a oriente. Un tempo erano ritenute due specie diverse, ma si sono scoperti incroci sulle zone di contatto, nei confini tra le due specie. Come nel Parco Nazionale di Nairobi, le greggi si trovano non sono facilmente classificabili, ma hanno tutte le caratteristiche sia di un tipo che dell'altro, ma nello Zambia i loro territori sono separati dal dirupo di Mukingi, si trovano più a sud del deserto. Le due specie si suddividono in 13 sottospecie, 4 del covo dell'isse e 9 del covo de fassa, e la differenza l'una dall'altra, cioè delle varie sottospecie, sono il colore, per la linea più o meno marcata intorno agli occhi, per la lunghezza delle orecchie e altri piccoli particolari. Vivono nella zona della savana, come pure in zone aride, ma sempre in vicinanza di corsi d'acqua. Ad esempio vivono nella savana del Gabon, a sud della quale hanno invaso, praticamente attraversando il fiume del Congo. Nella Somalia vivono solo nelle vallate dei fiumi maggiori, dove la vegetazione offre protezione dalla quale si allontanano solo per pascolare. Sono diurni, là dove sono al sicuro dalla caccia dell'uomo, come nel parco di Nairobi si possono vedere in tutto il giorno, mentre infatti si trovano nelle praterie e si ritirano nei boschetti solo quando è ora di dormire, mentre in zone dove sono disturbati dall'uomo è esatto contrario, escono dai boschetti soltanto di notte. Adesso parliamo un po' di come sono strutturati i territori. In pratica ogni maschio ha il suo territorio, che va da un quarto di chilometro quadrato fino a un chilometro quadrato, lungo un fronte lungo il fiume, e gli altri lati in direzione dell'entroterra, ed è una zona erbosa dove possono pascolare. I maschi cercano di attirare le femmine nei loro territori, e quando un gruppo lo attraversa lui farà tutto il possibile per trattenerle lì, ma i suoi vicini cercheranno di riprendersele, e lui per trattenerle gli correrà davanti a loro, poi si fermerà, alzerà la testa, inizierà a battere le zampe, poi dopo se escono gli gira davanti, gli romperà le scatole purché restino. E un po' le spingerà con le corna e con le zampe verso l'interno, tipo state qui, dai che voglio fare. Vabbè. Le femmine a loro volta hanno i loro territori di pascolo, grandi come quelli dei maschi più o meno, ma sono indifese e dunque si spostano da un territorio all'altro quando vogliono, e i loro territori si incrociano spesso con quelli dei maschi, quindi sono costantemente molestate ogni volta che cambiano da una zona all'altra.
Passano la notte nascosti in dei cespugli con i loro cuccioli lungo il fiume, in gruppi di 3 o 4, ma durante il giorno stanno anche in mandrie fino a 30 unità. E a volte le femmine sono accompagnate da alcuni adolescenti maschi e quando saranno grandi lasceranno il gregge per unirsi, in pratica un gregge temporaneo, al quale, fino al quale non saranno completamente adulti. Così come fanno anche le antilopi nere, quando un gruppo di maschi sono di troppo nella mandria, vengono lasciati andare e si uniscono tra di loro tutti i maschi giovani e man mano che diventano adulti, il più forte va con una mandria, il più forte con un'altra, finché non ne resta manco uno. Allora, la riproduzione. Dopo aver trattenuto le femmine nel loro territorio, il maschio inizierà a corteggiarla e la femmina, se in calore, correrà di più e si allontanerà più velocemente. E il maschio monta la femmina e pascoleranno insieme per un po' e inizierà una sorta di cerimonia di benvenuto nel territorio, dove i maschi si strofinano con la femmina e fanno il giro appunto del territorio. La gestazione dura 240 giorni e il piccolo nasce nei boschetti vicino ai fiumi oppure sulle isolette. E per un primo periodo la madre non uscirà quasi mai dai boschetti e a 3-4 settimane il cucciolo inizierà a seguirla. Fuori appunto dai boschetti. E nonostante il numero di maschi di nascite è uguale sia maschi che femmine, in pratica le femmine sono più numerose dei maschi, infatti i maschi sono solo il 30% delle antilopi totali. Beh, c'è anche più facile che si scontrino, poi quindi per quello è più probabile che ci siano meno maschi, mentre le femmine solitamente scappano, un maschio riesce più o meno a difendersi. Anche se sono antilopi di grossa stazza, quindi più o meno non dovrebbero avere problemi, hanno la convivenza con altri tipi di antilopi. Nel delta dell'Okavango, allora adesso, se avete visto quel film dove è presente l'Okavango, me lo dite nei commenti o in chat se mi conoscete, e vi dirò se avete indovinato di quale film si tratta, in quale film è presente l'Okavango. In pratica, sia nell'Okavango sia ai confini del Botswana e della Namibia condividono il territorio dei Puku, che è un altro tipo di antilopi, e anche dei Kobolichi, senza concorrenze per l'abitudine alimentare, anche perché hanno dei gusti diversi, e già, anche l'antilope ha i loro gusti. I Kobolichi, ad esempio, preferiscono le erbe più giovani e tenere, come i germogli di piante perenni a maggio e le erbe dopo dicembre. I Puku, invece, preferiscono le erbe più mature, anche se a volte mangiano le erbe tenere come fanno i Kobolichi, ma in proporzioni minori e in periodi diversi. Allora, qui vi chiedo scusa, non sono sicuro se dice Puku o Puku, e anche Kobolichi, non so se si legge Liki o Lici, ma non penso che si offendano, tanto loro non lo sanno. Mentre l'antilope d'acqua preferisce le erbe più mature e durante le inondazioni spesso stanno nell'acqua fino al ventre e mangiano le piante che riemergono in superficie, e le erbe stagionali che crescono da gennaio le mangiano solo i Kobolichi, e quindi così le loro queste tre specie non hanno concorrenza nel loro habitat, quindi non avranno il minimo problema. Bene, vi ringrazio per aver visto il video, sono contento di aver fatto conoscere questa specie un po' particolare, un po', ditemi se la conoscevate già e ditemi se avete capito in quale film è presente il Delta dell'Okavango. È un film d'animazione, non voglio darvi troppi indizi, quindi ditemi nei commenti se avete capito qual è. Ditemi se vi piacciono le antilopi d'acqua, ditemi magari se volete qualche animale voi nei video, ditemi qualcosa, un commentino, lasciate mi piace, iscrivetevi e condividete. Da Nomaster Rhino e il Kobo, detto anche antilope d'acqua, è tutto, ciao!